Buongiorno, buongiorno a tutti, benvenuti al Caffè delle 10, puntata speciale, puntata della vigilia di Natale. E noi iniziamo anche oggi, come avevamo fatto qualche settimana fa, in una maniera un po' insolita perché apriamo subito la pagina sportiva. Con noi abbiamo un ospite, abbiamo Ginevra Poma, giocatrice della Riso Scotti Pavia. Ginevra, ci sei? Benvenuta Sì, buongiorno a tutti. Grazie. a Radio Interland. Buon Allora, Natale a tutti. anche a te, grazie per essere con noi. Allora, volevo chiederti come sta andando la stagione? Siamo partiti un po' male, un po' così così per il nostro obiettivo principale. Speriamo di rifarci al più presto. Giovedì abbiamo una gara molto importante contro Montichiari, che è prima in classifica, e speriamo di rifarci dalla sconfitta di domenica contro Rovigo. Ok, per quanto riguarda te, invece, spiegaci un attimo qual è il tuo ruolo all'interno della squadra. Io sono il secondo libero, perché il primo libero è mia sorella, Celeste Puma, e spesso vengo utilizzata in battuta al posto dell'opposto o del centrale, Ok. e niente. Ginevra, non ti preoccupare, non essere timida. I nostri ascoltatori ormai sono abituati a queste telefonate, a questi ospiti, quindi parla tranquillamente. Vuoi dirci ancora qualcos'altro? No, un bel campionato che comunque è un campionato molto equilibrato, che non c'è nessuna squadra che spicca più delle altre, se non forse Montichiari e Monza, che comunque ogni partita è difficile, non è da sottovalutare nessuno. Ecco, ricordiamo ai nostri ascoltatori che fate il campionato di A2, di Serie Sì, di A2. Serie A2, sì. Ecco, se i nostri ascoltatori volessero venire a vedere qualche partita. Noi giochiamo giovedì 26 alle ore 18 al Palaravizza. Ok, perfetto. E poi giochiamo fuori casa però il 6 gennaio e successivamente domeniche sempre alle 18 al Palaravizza. Perfetto. Ginevra, noi ti ringraziamo, ti lasciamo Niente, andare grazie perché sappiamo che hai degli impegni. a voi. Sì. Ti facciamo gli auguri di buon Natale Anche tantissimi auguri anche a voi. a te e a tutta la tua squadra, a tutta la tua società. Prossimamente, magari verso la fine di stagione, ti aspettiamo in studio. Certo, va benissimo. Va bene, Va ti benissimo. ringraziamo. Ancora Grazie a voi. tanti auguri, grazie Ginevra. E Ciao, ciao, ciao. allora noi.